Critiche e teoriche a questa poetica della riconoscibilità formale. La parola differenze ha un significato amplissimo perché attraversa davvero tutta la storia della filosofia, sin dagli esordi, dalla filosofia greca, la logica aristotelica, il principio di contraddizione, la distinzione, fino alla filosofia contemporanea, fino a Hegel e al Novecento. Quindi veramente una parola densa di storia e di significato. Differenze significa non solo la discordia, la diversità, ma è occasione anche di dialettica, di inclusione. Differenza è l'incontro con l'altro, qualsiasi questa cosa significhi. Quindi affrontare il tema delle differenze significa essenzialmente affrontare il tema della dialettica, del dialogo e della filosofia. E questo cerchiamo di fare qua a Sofia, scoprire la storia di questa parola e scoprire le conseguenze di questa parola anche per il nostro presente. Ma quindi per lei la parola differenze ha un significato più negativo o più positivo? Ebbene, ha entrambi gli aspetti, a seconda che differenza sia intesa come positivamente appunto vita dei diversi e i mille fiori di una società veramente pluralistica, ma che non si limiti a dire di esserlo, che veramente dia a coloro che invece si sentono esclusi, frustrati, non valorizzati e non riconosciuti la possibilità di diventare adulti, di diventare le persone uniche che ciascuno di essi è. Ecco, questo è il senso positivo. Nelle differenze riconosciute e valorizzate è l'antidoto all'odio, al risentimento, alle forze negative dei populismi. Negativo precisamente quando le differenze sono tenute fuori da un'identità autodefinita e circondata da muri e da fili spinati. La parola differenza ovviamente ha accezioni plurali. Io sono un estetologo, quindi per me la parola differenza ha un peso enorme in quelle che sono le polarizzazioni della nostra esperienza estetica, arte, natura, bello brutto, bello sublime e così via. Ovviamente la ricaduta della parola differenza noi la vediamo soprattutto nelle dimensioni etiche, quindi nelle dimensioni socio-antropologiche che, come dire, definiscono il nostro vivere in comune. Guardi, io insegno storia della filosofia antica, quindi di fronte al significato di una parola mi chiedo sempre quali sono i significati. Quindi ogni parola ha sempre una pluralità di significati. Ci sono quindi, per così dire, differenze nei significati della differenza. E quindi uno deve porsi un punto di riferimento. Quello che cercherò di sondare oggi pomeriggio è una differenza, o meglio, diversi significati di differenza rispetto a ciò che è propriamente umano. Quindi, che cosa è non umano, che cosa è disumano, che cosa è meno umano o più umano. Quindi la riflessione della differenza è una riflessione, riflessione sulla differenza, una riflessione su una molteplicità di significati che variano, si intrecciano e si escludono a seconda del punto di riferimento che la filosofia di volta in volta sceglie e noi leggendo i grandi classici della filosofia. Io leggerò qualche pagina di Aristotele, della Politica di Aristotele, dove si può scegliere come punto di riferimento per riflettere su diversi significati di differenza proprio l'uomo. Ma differenze vuol dire sostanzialmente per me in primo luogo pluralità, vuol dire uscire dalla gabbia dell'identità, dell'A uguale A,
del principio di identità. Vuol dire moltiplicare i punti di vista, vuol dire guardare le cose da prospettive differenti, appunto, vuol dire complicare quello che è apparentemente semplice, vuol dire vedere le cose da tanti lati diversi. Questo secondo me è la cosa più importante. Per questo differenza è una parola bella in un certo senso, perché ci ricorda che siamo tutti diversi e che questa è una ricchezza e non un problema. La differenza è non è un soggetto, la differenza non è una persona, non è un individuo, ma la differenza è un vertice ottico da cui dobbiamo abituarci a guardare le comunità umane e soprattutto da cui dobbiamo imparare a costruire l'universale. L'universale non è una unità omogenea, ma è prodotto dalla differenza. La differenza è il tessuto, la trama ontologica dell'universale. La differenza, naturalmente, dal punto di vista filosofico, ha moltissimi significati. Per quel che mi riguarda e per come l'ho tagliata io in questo dibattito, differenza significa distinguere fra l'imitazione e la copia. Immaginare che questa distinzione avviene proprio perché l'imitazione, la mimesis, ha bisogno della differenza, cioè del fatto che quando noi apprendiamo, riproduciamo, facciamo qualcosa, cioè imitiamo, di solito questo tipo di l'imitazione in quanto tale implica una differenza fra la cosa imitata e l'imitazione. E questo è diverso dalla copia, che invece riproduce esattamente come un oggetto in serie qualunque oggetto.